La corruzione ormai accertato è un elemento che produce sottosviluppo, perché non crea concorrenza, perché allontana gli investimenti, perché crea condizioni che anche dal punto di vista, diciamo, sociale sono le condizioni peggiori. Dire quanto secondo me è assolutamente difficile, ma certamente in una realtà come la nostra, che ha tantissime potenzialità, la presenza di una corruzione massiccia e nello stesso tempo la presenza anche di una criminalità organizzata che, per quanto in parte sconfitta, è ancora viva, sono elementi che finiscono per creare problemi allo sviluppo. Tante volte mi sono chiesto che cosa sarebbero stati i nostri territori senza questi mali. D'altro canto però è anche vero un dato, purtroppo, che in certi quartieri si sente fortissima la presenza di un welfare criminale, si sente fortissima la presenza, diciamo, di situazioni nelle quali le ragioni, le povertà certe non esplodono proprio perché c'è una presenza di welfare criminale, e quel welfare criminale preoccupa ulteriormente perché c'è un pezzo di cittadini che continua evidentemente ad avere rapporti economici con la criminalità organizzata di dipendenza.